Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 7 novembre 2022. Individuato uno dei due rapinatori che venerdì sera ha coltellato il titolare dell'alimentari Ardivel a Ponte nelle Alpi, i due si erano introdotti nel negozio in prossimità dell'orario di chiusura dopo aver colpito con una lama il proprietario e con il calcio di una pistola un suo amico, avevano rubato il denaro presente in cassa, circa 150 euro, per poi darsi alla fuga. Fondamentali nel risalire all'identità di uno dei due aggressori, le telecamere di videosorveglianza presenti in prossimità del luogo teatro della rapina. Fortunatamente non gravi le ferite riportate dal negoziante e dall'amico, già oggi l'esercizio commerciale riaprirà al pubblico. Insulti razzisti in una partita di calcio a Chiesa del Pago, a denunciarle l'accaduto il giocatore senegalese Mustapha Sarr, vittima dell'aggressione verbale. L'episodio si sarebbe verificato nella partita del campionato CSI tra il Chiesa e la bellunese All Fit. Le parole discriminatorie che sarebbero state rivolte a Sarr hanno innescato una rissa con due feriti e tre espulsi. Dalle due formazioni nel dopopartita sono arrivati resoconti opposti, con gli alpagoti che negano di aver rivolto frasi ingiuriose e xenofobe all'avversario. Scuola, sono stati 4.000 gli accessi alle due giornate di Informa, l'evento di orientamento per presentare agli studenti delle medie l'offerta formativa degli istituti superiori provinciali. L'iniziativa si è svolta sabato e domenica a Sedico, organizzata da Belluno Orienta. Belluno si è chiusa ieri la 36esima edizione dell'Extempore, il tradizionale concorso di scultura su legno organizzato nel centro cittadino. Vincitore con l'opera Controvento, ma non solo, l'altoatesino Kurt Wierer ha aggiudicatosi anche il premio stampa. Menzione speciale per lo svizzero Giarlunghi, premio Fidappa a Linfa Vitale di Luciano De Barba. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, sconfitta casalinga per la Dolomiti Bellunesi, battuta 4-1 dalla Legnago Salus. Interrotta quindi la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Dolomiti che in virtù del KO sprofonda al terzultimo posto in classifica con soli 10 punti accumulati in altrettante gare. Amara l'analisi della partita da parte dell'allenatore bellunese Diego Zanin. Abbiamo fatto dei passi indietro e nonostante le parentesi negative, posso dire che uno schiaffo così forte ci farà capire cosa fare. Penso che l'unica cosa da dire sia chiedere scusa a tutta la gente che era allo stadio, non salvo assolutamente nulla. E sempre a proposito di calcio, vediamo anche gli altri risultati delle bellunesi dall'eccellenza alla terza categoria. In eccellenza pareggio 1-1 dell'Unione Limana Cavarzano contro la Liventina. Dopo essere passata in vantaggio con Banda a inizio ripresa, la squadra allenata da Massimiliano Partelli si è fatta raggiungere dai trevigiani al 77esimo. Al momento tranquilla la situazione di classifica dei bellunesi, a metà graduatoria con 15 punti in 11 gare. In promozione prosegue la rincorsa al primo posto dell'Alpago, vittorioso 3-1 in trasferta sul campo del Bat. E una sola lunghezza di distanza dalla coppia di testa Conegliano Giulia Sagittaria, ieri bloccatesi sul pari nello scontro diretto. Pari 0-0 anche tra Longarone Alpina e Ponzano. In prima categoria conserva la vetta al Borgo Valbelluna, forte del 5-0, rifilato a San Martino Colle, 0-0 tra Viz San Giacomo e Schiara, sconfitta 3-1 per la Sie, fanalino di coda contro il Cappella Maggiore. In seconda, il comando del girone T, c'è sempre il Sarmede, avanti 7-2 con la Gordina. Inseguono il Lentiai, 2-1 sul Sospirolese, il Castiona, stesso risultato contro il Sois, e la Juventina Mugnai, fermata sullo 0-0 da Litra Sassanta Giustina. Qualche punto più indietro il Ponte nelle Alpi, rallentato dal pareggio per 1-1 con la Fulgor Farra. Pari anche tra San Michele Salsa e Nogaré. In fondo alla classifica l'Alpescesa nuovamente sconfitta, questa volta ad opera del Gemelle 5-0. Infine la terza categoria cambia la capolista nel girone bellunese grazie al 2-0 nello scontro diretto con il Comelico. Sissa infatti in vetta al Pedavena. Il Comelico resta secondo a un punto di distanza ma deve guardarsi le spalle dalla rimonta della Valzoldana, vittoriosa 3-2 sul Limana. Cavarzano è anch'essa a 19 punti proprio come il Comelico. Quarto il Cortina fermato sull'1-1 dal Domenge. In zona playoff anche la Plavis 2021 impostasi 4-1 sulla Dinamo Vellai, ultima della classe. Completano il quarto il 2-1 dell'Auronzo sul Fortò e il successo per 3-2 del San Vittore sul Piave, penultimo. Nel girone A della provincia di Padova, la Monese battuta 6-0 dal Ranon. Lasciamo il calcio e passiamo alla pallavolo Serie A3, netto KO per la Darol Logistics Belluno, sconfitta 3-0 dalla Jetit Bologna, sconfitta che costa la vita e fa scivolare i bellunesi al quarto posto. Non siamo praticamente mai entrati in partita, siamo stati imprecisi, ci è mancata la verve per invertire la rotta. Questo dovrà servirci di lezione. Il commento a fine match dell'allenatore Gianluca Colussi.
Rugby Serie C, vittorie nette sia per il Belluno che per l'Alpago. Giallo-blu avanti 53-19 contro il Vicenza. Giallo-verdi vittoriosi 57-0 sul Monte Belluna. A riposo in Serie B il Feltre. Chiudiamo con il basket. Serie D, vince la Gener Welding Feltre 56-44 contro il Motta. Cade invece il Valbelluna, superato 70-67 da Castelfranco. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.